Cuore di Sfogliatella. Siamo a Napoli in via Corso Novara 1EF e a Napoli piazza Garibaldi 93-94. Telefono 081 285 685. Cuore di Sfogliatella @gmail.com. Dottor Maurizio Gargano, medico chirurgo odontoiatra, via Luigi Caldieri 54 Napoli, 081 560 2208, numero Albo Odontoiatri 1488. Eurograph. La nostra storia inizia nel 1992. Oggi siamo un'azienda all'avanguardia nel settore della grafica e della stampa. Siamo cresciuti con l'esperienza, la passione e la competenza per il nostro lavoro. Ciò ci permette di curare l'immagine aziendale dei nostri clienti a 360 gradi, dalla progettazione alla stampa offset, dalla pubblicità al web marketing, cataloghi, libri, brochure, packaging personalizzati di ogni tipo, allestimenti stand, banner e stampa digitale su qualsiasi supporto e dimensione. Affidati alla nostra professionalità, perché crediamo che l'eleganza nell'immagine non è farsi notare, ma farsi ricordare. Ti aspettiamo a Napoli, in via Vecchia Poggio Reale 45, o se preferisci scrivici una mail, info@eurografo.net. Sidermed S.P.A. Verifiche di attrezzature di lavoro, impianti elettrici di messa a terra, ascensori e certificazioni di sistema. www.sidermed.it. Buonasera e bentornati a questa settima puntata di Punti di Vista, una produzione Ager Campanus realizzata in collaborazione con la testata giornalistica Napoli News Magazine. Il tema della trasmissione di questa sera è Tutti sul banco degli imputati. A te Sergio. Grazie, grazie Giussi, buonasera a tutti, buonasera ai nostri ospiti che passo fra qualche secondo a presentare. Stasera parleremo, come avevamo già annunciato nella nostra comunicazione, del Napoli. Parleremo del Napoli, lo faremo in maniera pacata, spero, e soprattutto lo faremo con amici esperti. Massimo Bonardi, buonasera, giornalista, buonasera, scrittore, responsabile delle pagine sportive di Rete News 24, l'avvocato Luigi Bernardino. Noi diamo spazio anche ai tifosi, contrariamente buonasera. Agli altri. Luigi Bernardino, avvocato, tifosissimo del Napoli. Abbiamo il caporedattore di Azzurro Time, carissimo amico Francesco Di Somma. Buonasera. Buonasera, e ultimo grazie. Solo in ordine cronologico, perché sarà il nostro Deus ex machina, scrittore, giornalista, Bruno Mara. Ciao Bruno, buonasera. Buonasera, bentrovati. Allora, partiamo subito da Massimiliano, scusate. Massimiliano. No, io dico Massimiliano, è troppo lungo, poi mi avete scostumato. E quindi, allora, abbiamo detto tutti sul banco degli imputati. Partiamo proprio dal titolo della puntata. Chi mettiamo sul banco degli imputati? Tutti, esattamente, tutti. Ognuno ha le sue percentuali di responsabilità, chiaramente. Sì, responsabilità, perché un progetto non fallisce solo per una componente, ma fallisce per le tre componenti che ovviamente individuiamo nella società, nel gruppo tecnico, quindi nei calciatori e nella... E poi in quello che è l'aspetto forse più brutto, che è la direzione tecnica, i calciatori, quelli sono ci vogliamo mettere pure lo staff sanitario, lo staff medico?
perché abbiamo sempre questa infermeria piena. Perfettamente d'accordo, anche se io spezzo una piccolissima lancia a favore di questo problema. È un problema che sta, diciamo, colpendo tutte le squadre. Dottore De Nicola, è dovuto al fatto della mancanza di preparazione, perché è stata una preparazione affrettata, non ci sono state le amichevoli per la situazione del Covid. Certo, si gioca ogni tre giorni, non c'è il tempo di recuperare, ma non c'è soprattutto il tempo di allenarsi. Quindi questa, diciamo, è una situazione difficile ed anomala per lo staff sanitario. Sicuramente. Io prima di dare la parola a Luigi Bernardino voglio ringraziare il nostro sponsor, che è gentilissimo, ogni puntata è vivo, è presente con noi in trasmissione, e Cuori di Sfogliatella. Abbiamo delle sfogliatelle meravigliose che sono tutte quante dedicate agli operatori, agli amici tecnici, staff luci e i cameraman, che sono bravi, che hanno tanta pazienza con noi. Grazie. E voglio salutare, io l'avevo promesso, a Patrizia Costaiola, il gruppo Napoli e Universo Napoli, che se dico il mio gruppo di riferimento si offendono tutti gli altri, però siete i più belli, dai, ve lo devo dire. Patrizia, buon gruppo a tutti quanti voi, poi ci acchiappiamo stanotte con le parolacce in rete, dai, perfetto. Allora Luigi, buonasera a lei, avvocato. Noi in trasmissione ci diamo di lei perché non ci conosciamo, quindi Luigi Bernardino sta con me allo stadio quasi ogni volta quando ci si poteva andare, ma non riusciamo ad andarci neanche più nella nostra casetta della stampa, perché è super affollata, 70 richieste, un macello. Noi capiamo anche le difficoltà dell'amico Dario Baldari, che deve fare una selezione ogni Guido, stavo pensando a Dario del gruppo, che mi sta già scrivendo le parolacce. Ecco. Ciao, Dario. Ciao Dario, e quindi Guido Baldari, ciao Guido anche a te. E che Napoli si immaginava all'inizio del campionato, che Napoli si sta trovando? Sergio, come al solito io in veste di tifoso, ogni anno ci auspichiamo sempre che sia quello giusto, che sia quello che ci dà emozioni. Le emozioni in certo qual modo le stiamo vivendo sempre, perché è un continuo up and down. Purtroppo siamo in un momento di sofferenza perenne che fa da pandanna a quello che stiamo vivendo al di fuori del collaterale nell'ambito sportivo. E voglio dire, io nell'ambito del non tecnicismo, ma da tifoso, ovviamente tu la vivi ogni volta con quelle fibrillazioni, quegli scoramenti. Perfetto, siamo con i piedi nel fango. Ci trasciniamo. Fatemi salutare, ho fatto malissimo a salutare il gruppo, mi stanno scrivendo tutti quanti. Ciao ragazzi, buonasera a tutti quanti. Ciao Adelaide, un abbraccio forte, spero che la schiena si riprenda presto. Patrizia, l'avevo promesso e l'ho mantenuto. Ciao Guido, già l'ho salutato. Domenico Albertazzi, ciao Domenico. Ragazzi, noi cerchiamo di salutare tutti, ma dobbiamo andare avanti anche con la trasmissione. Tiro infuocato, Gattuso. È tutta sua la colpa, le colpe, c'è un cortocircuito. Che è successo in questo Napoli? Non lo dicevamo a telecamere spente. Era un Napoli che inizialmente un'anima l'aveva pure, ha portato a casa un importante trofeo, perché la Coppa Italia, che si dica, è un trofeo importante, però i primi due obiettivi stagionali sono saltati. Io scuso in piena l'introduzione del collega Bonardi, nel senso che quando e questo mi preoccupa, però avere due colleghi che hanno d'accordo su Napoli non va bene, non si può individuare, certo, un unico responsabile, nel senso che ci sono una serie di componenti che poi il risultato è sotto gli occhi di tutti. Su Gattuso io credo che abbia avuto il grande merito l'anno scorso di ricompattare un gruppo che era in grande difficoltà, gli ha fatto fare un bel finale di stagione dignitoso, reso nobile anche dalla conquista di un trofeo che per una società come il Napoli non è mai una cosa banale. Poi qualcosa si è rotto, nel senso che non è riuscito a dare la sua impronta alla squadra. Io l'abbiamo visto sempre lavorare con quest'idea di un Napoli che giocasse con il pallone fin dai piedi del portiere. Lui aveva un'idea che
pian piano poi ha trovato degli... Sulla falsa riga sarriana un pochino, no? Il 4-3-3... Sì, forse lui ha provato anche questo 4-2-3-1 provando un calcio... Lui ha provato tutto, anche il calcio molto... Però la sua idea principale era proprio questa, il calcio propositivo. Anche il 3-5-2, lui le ha provate veramente tutto. Diciamo che il 3-5-2 è stato un figlio di un'emergenza dovuta appunto alle assenze. Assolutamente sì, assolutamente sì, assolutamente sì. In sé per sé forse non è stata neanche una scelta sbagliata, perché un allenatore che si rende conto che in quel momento la sua squadra è in difficoltà, accetta la superiorità dell'avversario, punta a pareggiare per poi andarsi a giocare tutto in trasferta, ci può anche stare nell'arco di una stagione. Il problema è che Napoli non ha mai avuto una sua vera e propria identità stabile da poter proporre. Bravissimo. E proprio su questo volevo sentire l'amico Bruno. Bruno, io vedi, è la seconda volta che due giornalisti si trovano sulle stesse posizioni rispetto a certe cose. Il Napoli, Gattuso non è riuscito a dare quella identità non solo alla squadra come componente, ma proprio allo spogliatoio. Sembra che ognuno giochi un pochino per sé, perlomeno nelle ultime gare. Noi su 7 partite, 4 le abbiamo perse, qualcuno avrebbe urlato crisi, noi non diciamo crisi, però siamo in forte affanno, no? Ma sotto il profilo tecnico, se noi consideriamo le tante assenze del Napoli, come direbbe Ivano Fossati, il trasformismo è diventato un'esigenza, perché il Napoli ha perso via via, man mano, mezzo centrocampo, mezza difesa e mezzo attacco, via Covid, via infortuni, e quindi la mancanza di costanza di un modulo è anche derivata dal fatto della mancanza di costanza di giocatori. Credo che sì, abbiamo Osimhen che c'ha meno di 2 ore di gioco nelle gambe. Esatto, no, io credo che quindi non vogliamo mettere sul tavolo degli imputati nessuno. Sotto il profilo del fatalismo e degli infortuni, questa è la squadra più sciagurata degli ultimi 10 anni probabilmente, però devo dire che fa da contraltare. Non sono d'accordo su quello che dicevi tu sul fatto dello spogliatoio, perché se è vero che in campo la squadra a volte può sembrare slegata o comunque in qualche modo fallace, nello spogliatoio no, perché è una squadra che è sempre viva e ti dico che dà sempre risposte positive anche quando perde. Era una grossa, scusami ti interrompo subito, sai perché? Perché c'è stato un gesto bruttissimo. Sì, ma il gesto isolato di Sai, io ti dico una cosa, bravo, quando una squadra. Cioè, quando una squadra c'ha l'encefalogramma piatto, non ti fa una reazione come quella a Bergamo. Il Napoli sotto 2-0 a Bergamo ha rischiato, e forse meritava pure di pareggiare, poi ha perso. Sì. Si vede quando una squadra perché c'è qualcuno che sarebbe avuto un gol, sì, lui è la porta, no? Sì, però non certo non voleva segnare. Io dico che questa squadra per quante parata di Collini, certo, per quanti difetti si possano trovare sotto il profilo tecnico, non ci sono dei rilievi da fare sotto il profilo emotivo, etico e morale, perché è una squadra che ha sempre dato segni di risveglio e di reazione anche nelle partite perse, e quando una squadra dà questi segni vuol dire che segue il proprio allenatore. Quindi noi dobbiamo aspettare almeno domani, se Dio vorrà, e vedere che tipo di partita faremo con la Juve, perché fino a prova contraria, nonostante tutto questo, però non voglio parlare nella seconda parte, non ci andare sulla Juve. Infatti no, io non ho il pronostico per domani, però non ti chiedo il pronostico, non ci voglio andare perché chiudo dicendo che se visto che devo comunque fare un po' da contraltare a un aspetto che effettivamente è oggettivamente in questo momento grigio, devo dire che se dobbiamo guardare l'aspetto positivo è la reattività di questa squadra anche nei momenti di burrasca, di tregenda, quando sta soffrendo, perché la squadra ha sempre reagito. Sergio, posso dire una cosa? Sì, però prima che la dici io ti voglio dire, tu hai detto grande parata di Collini. Sì. Grande errore di Elmas secondo altri punti di vista, perché il gol che ha subito il Napoli, il secondo gol, è stata esattamente la fotocopia del gol mancato di Elmas. Mancanza di freddezza, l'avversario ha messo il piede sotto, ha scavalcato il portiere, la palla è andata in rete. Ma Osimhen intendi tu? Osimhen, sì. Non avevo capito. No, stavo facendo il paragone perché era una situazione Sergio, dal punto di vista tecnico, sì. Il pallone arriva lateralmente. È difficile, guarda, fare lo scavino. Assolutamente. E avrebbe dovuto campione consumato. Solo Cristiano Ronaldo riesce a pensare di fare una cosa così. O Higuain riesce a fare una cosa di quel genere. Cioè, ragazzo così giovane, e poi con lì è stato bravissimo ad anticipare, andargli addosso. Però su questo volevo dirti una cosa: Osimhen, tutti quei soldi, tutti questi Osimhen, poi Osimhen.
Osimhen, ragazzi, ma Osimhen ha avuto quel po' di problema con la spalla, è stato forzatamente rimesso in campo, perché probabilmente se Mertens e diciamo l'attacco in generale fosse stato in piena efficienza, Osimhen sarebbe ancora cercando di recuperare la migliore forma, anche perché si capisce dal punto di vista strettamente tecnico che è un giocatore che sulla forma fisica basa molto, sì, molto, di quella che è la sua forza. Poi, se posso, certo, non siamo mai frettolosi nei giudizi su un giocatore. No, attenzione, non siamo, io sto cercando di stimolare la discussione, certo, anche per gli amici che ci seguono, no, da casa, sennò diventa una cosa da dopolavoro ferroviario, quindi la devo, per forza devo provocarvi, ragazzi. Sottolineare anche un aspetto positivo, facendo un parallelismo appunto tra l'Osimhen di quest'anno e magari Lozano dell'anno scorso, che poteva sembrare un acquisto sbagliato, e quest'anno invece Lozano si è dimostrato essere... Quindi sei ottimista sull'acquisto di Osimhen? Sì, assolutamente. Penso che in piena forma e in un organico che ha un gioco, ha un'idea, è un ragazzo che può essere messo in condizioni di fare molto bene. Per me abbiamo fatto un passo avanti rispetto a Milik. Su questo mi sento di sono d'accordissimo anche io, perché se non altro. Milik ultima edizione era veramente un cadavere che girava nel comunque campo. Sergio, io la provocazione che volevo fare prima, prego, è una provocazione particolare. Ne hai facoltà. Io non sono assolutamente sicuro che il Napoli avrebbe confermato Ancelotti se non avesse vinto la Coppa Italia. Su questo, guarda, io di questo sono abbastanza sicuro su questa situazione. Gattuso. E infatti ho capito bene Gattuso. Quindi se non avesse vinto la Coppa Italia, io dubito che il Napoli l'avrebbe confermato. Sei d'accordo, Bruno? No, secondo me l'avrebbe confermato lo stesso, per un semplice motivo, perché intanto in finale c'era andato e poi perché aveva l'opzione e la fiducia di dover lavorare. Così come io penso che se Napoli dovesse cambiare, spero e credo di no, però se dovesse cambiare non è neppure giusto eticamente prendere un allenatore per pochi mesi. Quindi Napoli ha fatto bene, secondo me, a confermare Gattuso. Adesso vediamo come andrà. Non sto dicendo che vada... il rapporto debba andare vita naturale durante, però secondo me è giusto che un allenatore abbia un tempo tecnico e accademico per esprimersi. Ho capito, però tu prima avevi detto una cosa che mi aveva incuriosito, causa Covid, infortuni, no? Era una cosa molto interessante, no? Siamo forse, no, l'avevi detta tu. Sì, anche fatalismo avevo detto. Il fatalismo, però abbiamo molti infortunati. Però noi a inizio campionato, perlomeno io e altri amici, abbiamo detto finalmente abbiamo due squadre. Sì. Però e allora ce ne vogliono tre di squadre. No, però bisogna la semplificazione. Bisogna pure dire che non immaginate cosa ci stanno scrivendo, io non ve lo dico no, neanche. No, ma... e a qualcuno stiamo rispondendo, ma la fortuna noi è cieca. Andiamo avanti per la nostra strada. La fortuna strada è cieca, ma la sfiga ci vede bene, perché purtroppo il Napoli ha avuto degli infortuni abbastanza focalizzati. Se tu togli il giocatore di maggior talento, che è Mertens. C'è una domanda da cassa per tutti, questa vale per tutti, potete rispondere. Michele Granieri dice: Osimhen potrà essere anche un buon giocatore, ma di sicuro non è un bomber. Qualcuno ha... Allora partiamo da te, Massimiliano. Non ha avuto ancora il tempo di poterlo dimostrare. Luigi? Io direi di no, però voglio essere morbido e dire non ha avuto ancora il tempo di dimostrare. Non fate democristiani, per favore. No, ma non è una risposta. Non è una risposta, diciamo, diplomatica, è proprio una risposta, secondo me, dovuta proprio alla situazione. Perché ha una storia alle spalle che è molto, benché sia giovanissimo, una storia, sì, diciamo, di realizzazione molto importante. Parlare delle spalle di Osimhen non è il massimo, avrà una storia alle spalle, no, però in questo momento... No, non sto parlando male, voglio dire, sto dicendo... le spalle di Osimhen in questo momento... Senso, questo momento alle spalle non c'è molta storia che si è fatto male. Allora, sono tempi le spalle di Osimhen. Allora, quando l'ho visto giocare all'inizio ho pensato, questo farà fare un sacco di gol ai compagni. Perché apre gli lui spazi. Ne ha fatti 4, insomma, voglio dire. Dico, però di pochi minuti di gioco. Come facciamo già a dire se sarà un bomber o no? Insomma, l'abbiamo visto così. No, poco. Vabbè, ma voi tenete presente che quando siamo allo stadio e non siamo nella tribuna stampa, ma siamo in curva B, sono tutti. No, se posso rispondere, che facciamo la domanda, poi dobbiamo dare la risposta. No, io credo. Allora, chiudo il discorso di prima e poi mi aggancio alla risposta. Il discorso di prima è che il Napoli ha avuto degli infortuni focalizzati su dei reparti per i quali ne abbiamo perso un giocatore quasi mirati. Mirati, quindi diciamo è il fatalismo. Perché ha rotto i vari comparti. Esatto, no? I vari comparti, quindi Mertens è un giocatore insostituibile, ma non solo per il Napoli in Serie A, Koulibaly e quant'altro. Vabbè,
Cioè, quindi la, è inutile che faccia... assente per diverse settimane. Insomma, sono giocatori che vanno al di là dei moduli. Per quanto riguarda Osimhen, io non credo che il Napoli l'abbia comprato solo per il chiaro che il centravanti è sinonimo di bombe, però io credo che sia un giocatore capace di aprire spazi per gli altri. Quindi, conoscendo ADL è un discorso da sì, è come chiaramente diceva Max, come facciamo a dirlo? Ha più non giocato, 66 minuti nelle gambe. Esatto. Quindi... No, io mi fido, mi sento di garantire il nostro amico del gruppo, mi fido di Osimhen. Allora Michele, non scrivere più queste Michele, cose. Fidati. Fidati perché stiamo parlando... Domenico Albertazzi infatti controbatte e dice anche Lozano lo scorso anno non era un campione. Bravo, Domenico, infatti ho sempre parteggiato per Lozano. Era quasi il prossimo per andarsene, addirittura io lo sono sempre però, stato... Però bisogna anche dire che Lozano aveva già un background importante. Sì, questo è importantissimo. Quindi era già nazionale. Però vi voglio far incazzare. Come cominciate a parlare? Lozano è il mio preferito. Ah, bene. Io guardo le partite quando non sono a Lozano, le guardo con mia figlia, che è tifosissima del Napoli. È fantastico. Salve ragazzi, dove devo? Ah, là. C'è una telefonata? Ah, c'è una chiamata, da casa. Massimiliano. Ah, certo. Allora abbiamo il piacere di avere Massimo Sparnelli al telefono. Direttore, buonasera. Grazie. Ciao direttore. Buonasera direttore. Buonasera. Direttore, io stamattina ho letto un tuo pezzo molto bello, bomba di mercato, Raiola e poi puntini, poi alla fine era il contratto di Lozano, lo possiamo dire? Sì, diciamo che si è parlato di prolungare il contratto a Lozano. Credo che se lo meriti pure questo ragazzo. Assolutamente sì, direttore, se l'è sudato, lo stiamo vedendo a tutto campo. Non solo, io faccio proprio un appello ai tifosi napoletani di non fare con Lozano lo stesso, con Osimhen lo stesso errore che è stato Lozano fatto. Lozano ci manca solo che si mette in porta e si mette a parare, sta facendo di tutto. Speriamo che non lo debba fare. Assolutamente sì, facciamo un po' le cose. Senti direttore, tu sei un gattusiano per eccellenza. Mi vuoi trovare un difetto a Gattuso, visto che lo adori così tanto? Un difetto ce l'avrà? Allora diciamo, io ti dico solo questo. Noi avevamo prima di Gattuso l'allenatore più titolato al mondo, Carlo Ancelotti. Sì. Ed è stato mandato via per diverse situazioni, l'ammutinamento e tante altre cose. Adesso abbiamo Gattuso. Io credo che fra gli allenatori che sono venuti a Napoli... Noi abbiamo fatto una puntata, no, su questa cosa, non so se ti ricordi. Come no? Mi ricordo benissimo, tra gli allenatori che sono venuti a Napoli negli ultimi periodi è quello meno fondamentalista. Sì, perché se noi consideriamo che abbiamo avuto prima Benitez, poi Mazzarri, cioè prima Mazzarri, poi Benitez, Mazzarri, esatto, tutti fondamentalisti, tutti con lo stesso modo di gioco. Questo modo di cambiare di Gattuso a me piace, anche perché lui prima pensa a non prenderle e poi cerca di attaccare. Però diretto, perdonami, io volevo provocare loro, poi è arrivata la tua telefonata e voglio provocare loro dopo il tuo intervento. Questa cosa di cambiare sempre, spesso, con insistenza, svuota un pochino il modo. Abbiamo calciatori fuori posizione, gente che si guarda intorno, non riesce a raddoppiare, non riesce a fare neanche più un passaggio di quelli là proprio da scuola calcio. Questo lo vediamo, non lo possiamo negare, con tutta la stima, l'affetto e l'amore per Rino Gattuso, che voglio anche bene. Ma non puoi dare colpa all'allenatore, qua sono tutti errori individuali. Se poi noi consideriamo che all'inizio dell'anno, ricordiamoci le partite, 4-0 con l'Atalanta, 3-0 col Genoa, 4-1 con la Roma, cioè voglio dire... Sì, anche Napoli. Le 6-0 con la Fiorentina, io, anche... Sì, però io c'ho... Però... Massimo, però posso dirti una cosa? Massimo, sono Max Bonardi, ti saluto. Ciao Max. Volevo dire, guardiamo anche il momento storico in cui il Napoli ha fatto queste grandi vittorie. Allora... 4-1 con l'Atalanta. L'Atalanta veniva da 15 giorni in giro per il mondo, tutta la squadra, il Napoli aveva fatto gruppo a Castelvolturno in bolla, quindi quale migliore coesione e forza. Roma e Fiorentina però sono due risultati importanti. Poi il 6-0 col Genoa. Il Genoa abbiamo visto, il giorno dopo ne sono morti 10 del Genoa. Quindi il secondo tempo del Genoa è stato un disastro clamoroso.
4-0 della Roma, la Roma torna da, dalla trasferta in Romania il venerdì notte e la partita si è giocata il la domenica sera. Quindi tempo di recupero zero, oppure la Roma completamente allora scambata. Diamo il tempo perché abbiamo solo, tre minuti, cioè, direttore rispondi. Allora, io voglio dire una cosa all'amico Max, invece io penso che c'erano pochi infortunati, c'erano pochi casi di Covid all'epoca e Napoli aveva la formazione al completo. Non dimentichiamo che il Napoli, perché se poi vogliamo dare dei dati, tu dai delle situazioni, che poi io che ho lavorato 5 anni nel Napoli, molte volte tornavamo anche noi il giovedì, soprattutto quando si giocava in Europa League, non in Champions, il giovedì si partiva, si tornava il venerdì notte alle 4 di mattina e il sabato, diciamo così, era quasi sabato mattina, si tornava la domenica, si doveva giocare e poi il Napoli vinceva lo stesso. Cioè questo non influisce sulla squadra, secondo di capire perché non influisce, però dobbiamo ricordare che il Napoli Gattuso fino adesso su 32 partite di stagionali ne ha perse 10 e 7 ne ha perso dopo. Vabbè, quella media alta, diretto, scusami, diretto, perdono, cioè, no, ti voglio concludere il discorso, cioè quando si è infortunato di Mertens. Cioè, sì, voglio dire, per me Mertens, un giocatore che ha fatto più di 70 gol in 4 anni, è un patrimonio. In più sei infortunato Osimhen per 6 mesi, questo ragazzo non gioca da 6 mesi, perché poi i tifosi dicono no, ma quello, cioè questo sappiamo da 6 mesi. Su questo siamo d'accordo. No, ma che Napoli abbia alibi, su questo non c'è dubbio, però secondo me la partita che rappresenta la svolta della stagione è Napoli e Inter-Napoli. Riesce a raccontarmi in 30 secondi il risultato, il risultato che ci ha fatto un po' sobbalzare, anche se non era eclatante, col Torino e anche quello con lo Spezia. 30 secondi perché siamo in pubblicità quasi. A te direttore, no, vai. Guarda. Allora Sergio, io dico una cosa, secondo me la mia, no? Se noi non vediamo una squadra al completo, io dico togliere. Ad esempio il Napoli adesso sta giocando con una coppia di centrali che non ha mai giocato insieme, tra cui Ramani e Martinovic, che non stanno neanche in perfetta forma, ma se noi a Genova c'avevamo già il buon a Bergamo, ma anche il buon Koulibaly, ma la partita, ma poi c'è Koulibaly, è un'altra partita, è un po' di classe, cioè. Noi non scherziamo, perché noi parliamo solo di centravanti, ma noi parliamo anche dei difensori. Koulibaly è uno dei difensori più forti al mondo, certo, cioè, e si manda uno dei migliori difensori più forti al mondo, cioè è normale che tu vai in difficoltà, si manda il centravanti, si manda il trequartista che è puntato, sì, per pensiamo che il sostituto si chiama Isai, è chiaro che abbiamo Napoli, voglio dire, e dicono ma anche gli altri società, ma non hanno perso i giocatori così tanto tempo e tanti giocatori importanti e fondamentali. Va benissimo, è stato sfortunato per infortuni e Covid, i giocatori fondamentali che ha perso. Massimo, io ti voglio abbracciare forte, ti ringrazio per la chiamata innanzitutto, ci tenevo moltissimo, siamo per andare in pubblicità, abbiamo proprio 30 secondi, un abbraccio fortissimo, buon lavoro, grazie e grazie ancora. Buonasera a tutti. Ciao, grazie, buona serata, buon lavoro. Buonasera direttore. Noi fra proprio un telegramma, perché io vi leggo le chiacchiere da stadio, da bar, dice se ci fosse stato Higuain Cavani saremmo parlato, vabbè, se io fossi nato Fabbro probabilmente avrei costruito la Torre Eiffel. Ragazzi, io capisco, io sto facendo una trasmissione, voi mi conoscete, gli amici qua sono nuovi per la prima volta, sono molto più tecnico, lo sa benissimo Massimiliano, ma stiamo facendo una trasmissione per divertirci, per parlare in maniera leggera del Napoli. Non è sotto accusa, il titolo è provocatorio, è proprio l'inverso, non è sotto accusa il Napoli, è sotto accusa un pochino il sistema calcio, perché lo diceva benissimo sia Bruno che Francesco prima, stiamo giocando ogni 3 giorni, non c'è respiro. E poi il problema, secondo me, il problema tecnico sanitario è importante, perché De Nicola probabilmente li prendeva per le orecchie, li metteva sempre in campo. Non siamo... Adesso dobbiamo interrompere perché c'è la pubblicità. Grazie ragazzi, a fra pochi minuti. Cuore di Sfogliatella, siamo a Napoli in via Corso Novara 1EF e a Napoli piazza Garibaldi 93-94, telefono 081-285-685,
cuoredisfogliatella@gmail.com. Dottor Maurizio Gargano, medico chirurgo odontoiatra, via Luigi Caldieri 54, Napoli, 081 560 2208, numero Albo Odontoiatri 1488. Eurograph, la nostra storia inizia nel 1992. Oggi siamo un'azienda all'avanguardia nel settore della grafica e della stampa. Siamo cresciuti con l'esperienza, la passione e la competenza per il nostro lavoro. Ciò ci permette di curare l'immagine aziendale dei nostri clienti a 360 gradi, dalla progettazione alla stampa offset, dalla pubblicità al web marketing, cataloghi, libri, brochure, packaging personalizzati di ogni tipo, allestimenti stand, banner e stampa digitale su qualsiasi supporto e dimensione. Affidati alla nostra professionalità, perché crediamo che l'eleganza nell'immagine non è farsi notare, ma farsi ricordare. Ti aspettiamo a Napoli, in via Vecchia Poggioreale 45, o se preferisci scrivici una mail, info@eurograph.net. Sidelmed S.p.A. Verifiche di attrezzature di lavoro, impianti elettrici di messa a terra, ascensori e certificazioni di sistema. www.sidelmed.it. Cominciamo? Beh. Ed eccoci qua, siamo rientrati in studio e nel frattempo a telecamere spente, anzi a microfoni spenti, ci dicevamo delle cose. C'è una considerazione di Patrizia Costaiola molto interessante che dice: non comprendo perché i grandi risultati del Napoli non vengono addebitati alla bravura di Gattuso ma al demerito dell'avversario. Giro di risposta a partire da Massimiliano. No, non sono d'accordo su questo aspetto. Non è vero che quando Gattuso ha fatto bene gli è stato riconosciuto e il Napoli ha ancora Gattuso proprio per questo, perché ha fatto bene soprattutto l'anno scorso. Gino? No, certo, sì, io condivido il discorso che ovviamente in modo asettico, quando ci sono stati dei risultati, sicuramente qualcuno è stato tentato nel dire è perché l'avversario comunque non era all'altezza, però fondamentalmente no, io non penso che siano dati i meriti a Gattuso. Io penso che al di là del giudizio su Gattuso, il Napoli, soprattutto in questa stagione, non abbia mai convinto appieno, nemmeno quando ha vinto, nel senso che ha sempre lasciato l'idea di una squadra che dovesse migliorare certi aspetti, che doveva crescere e che poi partita dopo partita non è cresciuta e anziché limitare i suoi difetti poi ha fatto emergere altre difficoltà. E quindi questo ha tenuto sempre il Napoli sul limite. È possibile che Gattuso non sia cresciuto insieme alla squadra ed è rimasto fermo su delle posizioni tecniche? Ma non si può enucleare il discorso di Gattuso sull'aspetto che purtroppo è quello delle mancanze e delle assenze. Il Napoli ha avuto un atteggiamento sinusoidale, sia nel senso dei risultati, anche nel senso delle prestazioni, sì, su e giù, la sinusoidale. E questo però in corrispondenza anche delle assenze. Massimo prima ha detto una cosa cruciale:
l'assenza di Mertens. Ora si può anche andare a sindacare sul fatto che Napoli potesse pure prevedere che Mertens lo stavano vendendo, però ti ricordi? Sì, sì, no, potesse avere delle defianze, però è anche vero che poi successivamente a cascata sono arrivati altri infortuni, quindi esiste una frattura, no? Diceva bene Max prima, tra la prima parte della stagione e la seconda, però è anche vero che domani si gioca la 22esima, quindi ipoteticamente manca ancora tutto un girone per poter riprendere. Io voglio leggervi proprio un pezzetto di un collega di cui non farò il nome, che ha fatto un pezzo molto aspro, molto critico. E lo riconosceremo allora, lo stile. Bravo, allora lui dice: di chi è la colpa? Giuntoli, Gattuso, ADL, fermi, non è questa la domanda. Una squadra costruita, male gestita, sul banco degli imputati, Giuntoli e Gattuso, il primo incapace di trovare quelle pedine che servivano, quindi Giuntoli, vedi esterno sinistro e centrocampisti affidabili, di ruolo incapace di mettere, c'è tutta una sequela di incapacità. Quanto è, se condividete questo, perché lui è sempre molto tagliente. Lui chi sarebbe? Il collega che non facciamo nome, però credo che dalle cose che ho tentato anche di non leggere abbiamo già... Ma io penso che nei giudizi bisogna essere sempre equilibrati, e poi comunque lo stile è importante, è fondamentale. Però ha ragione sullo staff sanitario, no, ma io non riuscirei mai a dare dell'incapace a nessuno, a meno che non lavori fianco a fianco con me. Quindi diciamo, non mi piacciono questi termini trancianti, perché poi si entra anche nella professionalità. Però tutte le opinioni sono salve, sono sacre, se accompagnate da uno stile giusto e da un garbo adeguato, altrimenti tendono a dar torto a chi scrive. Massimiliano, ma guarda, io vediamo se avete capito di chi, no, senza fare nomi. No, meno male, non sentivo la mancanza. Vai, Ucci. A me viene a pensare Ucci, mi viene da pensare. No, come iniziale. Lui c'ha anche una testata molto seguita. Vai, continua. Perciò, Giglio, Ucci. Cattoni. Vabbè, comunque. I capelli hanno un verde. Non è Italo. Facciamo, finiamolo questo Toto. Questo se toto. Da casa no, indovina. Io dico una cosa, che Giuntoli io lo vedo più come un ragioniere, non lo vedo proprio come meno male che non hai detto un sindacalista. No, un ragioniere, perché io lo vedo veramente tutto viene deciso nella stanza dei bottoni, non c'è niente da fare. La stanza dei bottoni è ADL e Chiavelli, non c'è niente da fare. Quindi un po' l'Arcuri del Napoli. È la dirigenza che decide. Certo. Per giunto li può anche andare a proporre il Chedira in svincolato, ok? Si trova le male parole dietro, quindi a un certo punto io sono d'accordo con Massimiliano, ma Giuntoli, secondo voi, io capisco che le affermazioni trancianti, ha questa capacità di individuare atleti adatti a una squadra come quella che aveva immaginato inizio campionato Gattuso, secondo te? Non far finta. No, ce l'ho con te proprio. Non ti sottrarre, non puoi. Ce l'ha con te. Non so dirti questo nello specifico, perché non è il mio ruolo, non è la mia. No, ma da attento osservatore, da detto ai lavori. Devo dire che quando ci sono. C'è un parco giocatori, no? Si deve tendere anche a pensare al lato positivo, non solo al lato negativo. Nel calcio è così, il calcio è un toto, una volta va bene, una volta va male. Credo che comunque, al di là di tutto, Giuntoli abbia un contratto con il Napoli che prosegue nei prossimi anni, quindi se la proprietà... Quindi non andrà via, tu dici, a fine gestione? No, io non so, nel calcio tutto, come diceva Rafa Benitez, il calcio è bugia, però voglio dire... Bellissima questa affermazione. Il fatto che abbia avuto la fiducia della società significa che abbia lavorato bene, poi ripeto, non spetta a noi dire, però effettivamente è vero, nel calcio quello che diciamo oggi può essere smentito domani, quindi... Francesco? Io su Giuntoli come persona, come lavora, non mi permetterei di giudicare, però giudico quello che vedo nei risultati. No, non parliamo di risultati, ma è della persona, per l'amor di Dio. Nei risultati, facendo una... vediamo bene tutti quanti, facendo un'analisi un poco più ampia, no? L'ultima campagna acquisti. Ci rimettiamo a parlare della sua azione, che noi la sua... vediamo, si traduce in gioco, lo vediamo. Ricordo molto piacevolmente la campagna acquisti di Benitez, sulla quale il Napoli ha costruito tanti risultati, e penso che anche il Napoli di Sarri sia stato agevolato da questi giocatori che portò Benitez.
si è andato a chiudere un ciclo che secondo me poi non si è riuscito a riaprire, cioè non si è riuscito a portare, non c'è stato un nuovo, era arrivato un momento in cui, e Sarri se ne è accorto benissimo lasciando il Napoli e andando a Chelsea, che il Napoli aveva dato il massimo con quell'organico e poi magari lì si è sbagliato qualcosa nell'arricchire. Cioè abbiamo due domande allora, da casa. Domenico Albertazzi interviene dando, diciamo, l'attenuante a Gattuso, dice: secondo lui il problema è ritrovarsi un po', sono un po' demoralizzati, fa riferimento al fatto che non c'è anche il pubblico napoletano allo stadio, c'è la mancanza anche del sostegno del pubblico. Questa è un'arma a doppio taglio, perché il pubblico in certe occasioni avrebbe avuto anche fischiare o non essere sempre. Vabbè, ma è comunque una forma di crescita. No, comunque è una riflessione. Invece c'era un altro che non vedo più. Io posso dire una cosa: l'unica cosa che imputo a Gattuso, ma veramente gliela imputo, ma come si fa a cominciare sempre dalla difesa avendo dei difensori che hanno dei piedi non educati? Bravo. Questo Mario Rui è una conciutaggine molto calabrese, io la vedo questa. Però fatemi dire una cosa, non puoi giocare con un modulo tenendo al centro Bakayoko che cammina in mezzo al campo, o questo non lo possiamo dire? Bakayoko cammina, i moduli che sta utilizzando dal mio scarsissimo punto di vista sono tutti inadeguati all'equipaggio che c'ha come squadra, perlomeno i disponibili. Dovrebbe secondo me attestarsi su un gioco diverso, continuare col 4-3-3 perché perlomeno sì, diciamo c'ha sempre lui perlomeno sulle fasce, sai, e riesce a coprire. Paradossalmente, se noi domani volessimo giocare col 4-3-3 come sta la... No, ma non ce l'abbiamo, cioè nel senso adesso non si può fare. Non si può fare perché se Fabio Ruiz, beh, speriamo bene che riesci, ma comunque è stato fuori un tot di tempo. Demme è infortunato. Sì, ma no, cioè, Demme che ha fatto no, dovresti giocare con Lobotka. Sì, Lobotka, però... Bakayoko è cioè noi domani discutiamo, sai qual è il numero su cui si discute domani? Sugli effettivi in campo, no Simone? Allora, che ne siamo 14. Facciamo, io non mi piace fare seo, però l'ha già fatto. Non vai. Si possono fare 5 cambi. No. Esatto. Dimmi il risultato primo tempo domani. No, ti dico il primo finale. Tempo. No, primo tempo mi interessa. 1-0 del Napoli. 0-0. 0-0? 1-0. Mi dispiace, ma prima perché c'è la non faccio mai pronostico. Ma c'è la bolletta, non perché c'è il primo tempo. Anche perché non ci azzecco mai, quindi è inutile. Perfetto, no, perché io stavo leggendo delle domande e diceva qualcuno, se viene, ce ne stanno altre che mo leggerà Giussi, però una mi era passata e mi piaceva. Domani esonerato Gattuso se il Napoli, facciamo le corna, dovesse perdere. Ma non è detto. No, stiamo facendo un po' di fantacalcio. Domani facciamo le corna, grattiamoci, facciamo tutti gli scongiuri. Gattuso esonerato, cosa che io penso non accadrà neanche, anche se il Napoli veramente dovesse avere. Chi vedreste immediatamente sulla panchina del Napoli da dopodomani in poi? Ma io vorrei lanciare subito una provocazione e dire: ma cioè, se domani se Napoli vince, Gattuso resta, se perde va via, quindi dipende dal risultato di una partita. Io penso che non andrà via. Io credo che bisogna scegliere se andare fino a fine stagione o mandarlo via subito, ma già da prima, insomma, quindi non riesco a capire cosa possa cambiare. Quindi fantacalcio, dammi il nome. No, ma sono temi che comunque stimolano la fantasia, sono anche divertenti, perché poi il calcio è anche divertimento. Noi rispondiamo però io sì, però mi rendo conto che il tema del giorno, del momento, del caffè, della mattina bravo, è simpatico, bravo. È frivolo, però io credo... No, ma anche prima della partita. Sì, anche, come Francesco credo che non è un tema serio, reale, io credo che il Napoli resti con Gattuso, comunque vada. Sono credo che sia logico, poi vediamo, non lo so, ripeto, però il calcio è in grembo alla... Michele Granieri continua a dire: Gattuso insiste con quel palleggio basso con il quale abbiamo avuto già danni. Come fare a dire che non accorgi? Io l'ho criticato. Pure io sono d'accordo con questa critica. Se hai difensori con piedi poco educati, a me invece sapete che succede quello che è successo a Genova. Il centrocampo è quel passaggio indietro, una cosa che non riesco a spiegare. Calcisticamente non la capisco. Allora, io credo che in un momento di difficoltà, sino in modo che quello va indietro e poi dopo. Ma non arrivi a centrocampo per ridurre la pressione, no, lo fai nella fascia. No, però molte volte tu vedi il centrocampista che arretra e ridà la palla indietro perché non è sicuro, perché sta a spalle all'eventuale attaccante. Il dettame del tiki-taka quello. Quindi questo è il problema. No, noi siamo stati innamorati, perlomeno io, non so voi, di Sarri, e per me rimane l'allenatore degli ultimi 10 anni che ci ha fatti divertire veramente di più, fatto vedere il miglior calcio
che il Napoli abbia mai giocato, anche nel... Beh, anche il record di punti, se vogliamo. Il record di punti, anche di reti, perché Higuaín con 36 gol non si era mai visto neanche nell'epoca Maradona per un calciatore. Perciò dico, io rimango un sariano convinto e affezionato. Lui non mi aveva risposto chi era l'allenatore che diceva lei al posto... Io penso che sia veramente una bella gatta da pelare, da prendere. Però parliamo, come dici tu, di fantacalcio. Sì. Sarri. No, allora Benitez come direttore sportivo e Mazzarri in panchina. Vabbè, ma se qui stiamo attingendo alla nostra memoria, no? Stiamo lavorando. No, futuro del passato, dicevano gli storici, no, quindi il nostro passato c'è il nostro futuro. È ciclico. Ora c'è qualche altra domanda, però noi stiamo accontentando gli amici. Sì, no, infatti io direi di accontentarli. Sì, infatti. Dai, però sono tutte domande, capisci? No, anche per dare un po' da curva B. Vabbè, però diamo spazio a loro. Certo. Noi siamo in curva, siamo disposti. Allora, sempre Michele Granieri che... Però non serve Michele, qualcuno No, vabbè, allora... No, perché il Plan Guerrito lì è un capoparanza, capisci? Michele dice, io prenderei Mazzarri per quest'anno e Sarri e riporterei la Sarri l'anno prossimo. E tra tre anni c'è anche il resto. Non lo so. E poi Adelaide Verde dice, concorda con il fatto che mancando il pubblico nello stadio probabilmente il Napoli non abbia il sostegno dei napoletani, forse il Covid ci ha un po' depotenziato. Sì, visto che abbiamo messo in discussione un po' tutto, abbiamo criticato giustamente ogni aspetto, ma vogliamo dire che forse questa squadra a inizio stagione è stata un poco sopravvalutata? Perché io ho sentito dei giudizi del tipo questa è la rosa più forte dell'era De Laurentiis, io non so se l'avete sentito anche voi, ma io ho sentito qualcuno dire queste cose. Io non ero assolutamente d'accordo, l'ho sentito, ho fatto anche io. Però penso che si creano anche delle false... 4-1 con l'Atalanta ha montato la testa, proprio ha fatto scoppiare la testa a tutti quanti. Perché? Perché l'Atalanta veniva da una serie di risultati positivi, ricordati bene, aveva vinto a Torino 5-2. Ma anche in Europa aveva fatto... Caterve di gol. Torno sulla partita con l'Atalanta, tornando a quello che dicevo prima, anche quando ha vinto il Napoli non ha convinto. Ricordi il secondo tempo contro l'Atalanta? Il Napoli aveva fatto 4 gol, okay. 4-0. A un certo punto ha avuto un calo, ha staccato la spina. Ma quante volte si sono viste queste imprecisioni nell'arco di una partita? Un'altra cosa, all'inizio del campionato a Bologna il Napoli dominò la partita, sì, e riuscì a segnare con grande difficoltà. Il Bologna non aveva fatto niente, sì, nel finale ebbe due occasioni, sì, sì, che per un non nulla non pareggiò. Sì, sì. Allora la differenza qual è? Che qualche volta magari te ne dà bene, qualche volta ti è capitato che ti hanno fatto il tiro e ti hanno buffato. Questa qua probabilmente può darsi pure che non sia la rosa più forte, che poi sono tutte cose aleatorie perché sono annate, poi non è detto, però io devo dire una cosa, sono correlate a quel tipo di campionato, perché anche in base agli avversari degli ultimi 5 anni è stata quella là con Higuaín, dal mio punto di vista. Chiaro che avere un po', però è anche vero che noi Osimhen non l'abbiamo avuto. Però al di là di questo, io però mi sento dire una cosa al di là delle ipotesi, e questa credo che sia concreta: il Napoli è arrivato a un punto per il quale, bypassata la legge di Murphy, per il quale può sempre andare più male, per il quale risalirà, perché il Napoli non può che guadagnare dal rientro di Osimhen, non può che guadagnare dal rientro di Koulibaly, non può che guadagnare dal rientro di Mertens. Io credo che il Napoli sia nelle condizioni, nelle potenzialità di fare una primavera stagionale estremamente di alto livello. Sì, di alto livello. Ma anche perché torneranno, se non finalmente altri tornano di COVID, arrivano di no, esattamente. Se non si accanisce il fatto di più. Però Francesco, io volevo dire una cosa a proposito del discorso dell'attenzione. Quella secondo me dipende dalla mancanza del pubblico. E non capita solo nel Napoli, vedi fasi di partite in cui certe squadre staccano è completamente. Come se nell'arco di una partita c'è no, però sapete una più. Cosa che le cose pazzesche. Guardando con calma la partita, perché io me la godo da casa, non me la godo dallo stadio, no? Guardando la partita, quando inquadrano anche i primi piani dei calciatori, un Napoli che prende il primo gol, sembra che si demotivi in alcune gare, in altre come quella che abbiamo visto appunto l'altro ieri. Ma perché fiutano la difficoltà, cioè secondo me la squadra... E allora ragione Gattuso, che è una squadra limitata, no, e nel che senso sa che questo è un momento di difficoltà, perché di Napoli vede pure che ogni gli va sempre male, è sempre un po' sfortunato. Sì, allora, posso essere cattivo. Sette tiri, un palo, una traversa. Allora dire, dice, ma no, sta capitando di nuovo. Ci sta anche questo, ci sta. Posso essere dì, cattivo, sempre riferendomi al discorso della società. Da quanto tempo il Napoli ha bisogno di giocatori di grande personalità
ma grande, nel senso, grande pedigree, grande pedigree, non i giocatori di personalità che però danno fastidio, quelli che hanno peso specifico in campo. Non ricordo che ne abbiamo avuti, cioè è stata... No, giocatori che non danno fastidio, tutti quelli che sono andati via davano tutti fastidio. Sì, no, c'erano dei conflitti, ci sta tutto, dobbiamo fare un'altra... Reina, li vogliamo citare tutti, Higuain, Cavani, Lavezzi, tutti quei giocatori che un poco tiravano fuori la testa e dimostravano di avere un po' di personalità, veniva tagliata la testa. Siete d'accordo su questa cosa? Io più che altro penso che a un certo punto, quando hanno raggiunto un livello troppo grande per stare a Napoli, forse questa è la realtà. Però io vi dico una cosa, si fa un gran parlare del campionato anomalo, è diventato il cliché della stagione, è un campionato anomalo, lo dice chiunque, pure il mio vicino di casa. Ecco, però io credo che nel calcio... Cioè, dicendo che il tuo vicino di casa non capisce niente. No, dice che il campionato è anomalo. Che ora che torni a casa voglio vedere se... È l'uomo comune, però devo dire che il calcio esiste solo un vero cliché che può essere considerato tale, cioè va il valore. Perché per quanto sia anomalo, il valore dell'uomo, del calciatore, del calciatore delle rose, cioè quanto sia anomalo, quest'anno lo scudetto lo vince o l'Inter o la Juventus. È il calciatore di valore del Napoli dal tuo punto di vista? Uno. No, voglio finire questo discorso. Sempre. Vai. Però voglio un nome dopo. Sì, la rosa più forte, lo dico adesso, è Mertens. La rosa più forte in assoluto vincerà lo scudetto. Quest'anno lo scudetto lo vince l'Inter o la Juventus. Mi spiegate che cosa significa campionato anomalo? Non significa nulla, per quanto possa essere condizionato. Io penso che le rose sono fondamentali nel calcio. Il Milan crollerà, tu dici? Penso di sì. Io penso più l'Inter. No, crollerà no, perché già ha fatto tanto. Cioè, penso che non vincerà lo scudetto. Quindi, alla fine, se in questo campionato che viene definito per 12 mesi anomalo vincerà la squadra più forte, ovvero l'Inter o la Juventus, le due sono le più forti, perché fatemi capire. Che vincerà l'Inter? Non è la più forte. L'Inter è sull'orlo di una crisi di nervi, secondo il mio modesto avviso. Perdendo il suo allenatore. Ci sono dei problemi societari pesanti. Bravissimi. Non c'è. No, io sto dicendo che se alla fine dell'anno vincerà la rosa più forte, vuol dire che nel calcio non ci sono sei e ma che tengono. Cioè, il contesto è un contorno. Nel calcio vince la rosa più forte. Anche perché il contesto è uguale. Quella per che tutti. Tiene anche di più i nervi, no? La tensione. Sì, però vedi, il contesto è uguale per tutti. Ma io ci credo. Allora, il campionato anomalo sarebbe anomalo se in testa ci stesse, credo, il Bologna, l'Atalanta. Il campionato anomalo alla fine vedrà e vede le due milanesi in testa, fior di rose, e la Juve dietro. Il Napoli è alla porta, per carità. Il Napoli potrebbe giocare. Una gioia immensa, perché francamente vedere la Juve dietro, cioè questo sì, mi fa in questo momento bene. Proprio magari avanti, però per dire, il Napoli ha una rosa che può lottare per il quarto posto e non è detto che non lo faccia, però il campionato è anomalo fino a un certo punto, soltanto per riempirci la bocca di letteratura fantapolitica. Certo, il campionato non è anomalo, perché il campionato vede in testa questi, calcio è questo, questi giornalisti, no, vabbè, tu ci insegni che il calcio è questo. Un telegramma, siamo in chiusura, quasi ai titoli di coda, domani che succede? Ha detto che non fa pronostici. No, ma la da fa. Pronostico. Ti chiudo il microfono. Il pronostico? No, non voglio il pronostico, voglio sapere domani che succede in campo. Ma il Napoli con quale piglio entrerà? Napoli-Juve è sempre una finale di Coppa del Mondo. Sì, certo, ci sono le grandi motivazioni che possono fare, diciamo, riequilibrare quello che è in partenza. È un gap, c'è anche la delusione di essere usciti dalla c'è un gap tecnico e c'è un gap psicologico in questo momento fra le due squadre. La Juventus è molto carica e soprattutto si è caricata dopo la Supercoppa. Io ho sentito cioè, quella è stata la spinta di Pirlo, è stato molto enorme, quella è stata sì, molto garbato anche. Ma Pirlo c'ha classe anche lui. No. Pirlo ha riconosciuto anche a Gattuso sì. Diciamo, il lavoro che fa, non fosse altro che sono amici. Erano compagni di camera in nazionale, quindi di che stiamo parlando? Quindi, il massimo della stima. Bernardino, domani? Ma io mi auguro che ovviamente il Napoli vinca, ma pure per cercare di tirare su un attimo quello che Bernardino, può essere l'umore. Tu sei in curva di che striscione, ti voglio incandescente. Ma non lo posso, no, ti voglio incandescente. Mi do un contegno, voglio dire. Okay. Spero che veramente si. Non dico sblocchi, che però comunque domani. Già si è portato avanti col lavoro. L'hai visto? Si è portato avanti col lavoro perché c'ha i cornicelli sopra i calzettini. Perfetto.
Francesco, è proprio da fantacalcio, dammi un risultato e dammi anche una motivazione. Gli scommettitori danno a 3,80 la vittoria del Napoli, se ricordo bene. Non l'ho controllata, sì, quindi è una delle quote più alte dell'ultimo decennio. Quindi è praticamente noto che la Juve sia un po' favorita in tutto ciò. Però io mi augurerei di vedere un Napoli che ci mette grinta, impegno, che gioca con convinzione, in modo da poter più che un risultato, vedere un qualcosa sul quale gettare poi le basi per andare avanti. Perché adesso, insomma, chiedere a Napoli di battere la Juventus è difficile. È ciclopica la cosa. Sergio, no, allora ti confesso, sera sono stato benissimo con te, ti confesso da amico che non mi appassiona il discorso del pronostico, però voglio dire... No, non parlo del il piglio del Napoli in campo domani. Ecco, quello volevo dire, io mi aspetto... Pronostico mi aspetto la maglia deve uscire proprio... Mi aspetto una sorpresa che per me è una certezza, domani il Napoli, come si dice in gergo, venderà cara la pelle. Io mi aspetto una bella partita, veramente. Sono d'accordissimo con te, ne sono certo sottoscrivo appieno questa tua... Invece questa secondo me speriamo che sia una bruttissima partita che ci prendiamo 1-0 al 90. Noi ringraziamo tutti i nostri carissimi amici Massimiliano, Luigi, Bruno, grazie, e Francesco. Grazie. Finiamo con il tuo, ringrazio tutti gli amici, mi scuso con tutti quelli ai quali non siamo riusciti a dare delle risposte. Sapete che vi voglio bene, vi vogliono bene anche loro da questo momento in poi. Ci possono aggiungere su Facebook e dirci parolacce in privato. Potete aggiungerli su Facebook, tanto ci avete nome e cognome. Se volete aggiungo i numeri di telefono, no. Quindi possiamo fare questo. Ma io li invado sempre, ringraziare Giussi che stasera veramente si è sdoppiata e veramente ti voglio bene, sei stata bravissima e grazie a tutti quanti voi per averci seguito anche questa volta con un po' meno pazienza, perché molti erano impazienti, ve lo devo dire, poi vi acchiappo sui gruppi. Grazie a tutti quanti voi, noi ci vediamo venerdì prossimo, una puntata di fuoco, quindi prossimo appuntamento a venerdì, Ale. Sfogliatella. Siamo a Napoli in via Corso Novara 1 EF e a Napoli piazza Garibaldi 93-94. Telefono 081 285 685. Cuore di sfogliatella @gmail.com. Dottor Maurizio Gargano, medico chirurgo odontoiatra. Via Luigi Caldieri 54 Napoli, 081 560 2208, numero Albo Odontoiatri 1488. Eurograph. La nostra storia inizia nel 1992. Oggi siamo un'azienda all'avanguardia nel settore della grafica e della stampa. Siamo cresciuti con l'esperienza, la passione e la competenza per il nostro lavoro. Ciò ci permette di curare l'immagine aziendale dei nostri clienti a 360 gradi, dalla progettazione alla stampa offset, dalla pubblicità al web marketing, cataloghi, libri, brochure, packaging personalizzati di ogni tipo, allestimenti stand, banner e stampa digitale su qualsiasi supporto e dimensione. Affidati alla nostra professionalità, perché crediamo che l'eleganza nell'immagine non è farsi notare, ma farsi ricordare. Ti aspettiamo a Napoli, in via Vecchia Poggioreale 45, o se preferisci scrivici una mail, info@eurografo.net. SPA,
verifiche di attrezzature di lavoro, impianti elettrici di messa a terra, ascensori e certificazioni di sistema. www.sidelmed.it